Un attimo a Formia, prima voglio andare subito a Bolzano perché ci sono importanti novità sui coniugi Neumar. Le notizie che stanno emergendo riguardano gli ultimi mesi di Benno, questo suo viaggio in Germania. Il padre sarebbe andato a riprenderlo dopo un episodio davvero agghiacciante. I genitori avrebbero dunque tentato in qualche maniera di salvare il figlio dal baratro. Questo è quello che sta emergendo. Ricostruiamo l'accaduto, poi andiamo in diretta. Ma chi è davvero Benno? Il ragazzo narciso, tutto muscoli e social, oppure assassino lucido, come sostiene la procura? Il 6 luglio 2020, Benno si trova a Ulm, in Germania, nell'appartamento che condivide con una ragazza. Ha un coltello tra le mani, lo punta su se stesso, si ferisce al volto, poi minaccia la ragazza. Interviene la polizia tedesca, Benno viene portato al commissariato, prima nega, poi confessa. Lo conducono in una clinica psichiatrica, i genitori vengono informati, Peter parte subito per la Germania, trova un figlio cambiato, con lo sguardo spento, un Benno che non riconosce. Lo porta via dalla clinica, ritornano a casa in via Castelroncolo a Bolzano, dove gli aspetta Laura. Benno deve fare una cura di psicofarmaci, deve essere seguito, avrebbero detto a Peter nella clinica psichiatrica tedesca. Percorso di cura che il ragazzo non segue. I genitori preoccupati cercano di restituire Benno a una vita sana, fra passeggiate in montagna, aria buona e pranzi in famiglia. Pranzi, come ci hanno raccontato i vicini, dove spesso litigavano, spesso perché Benno non voleva andare a vivere come desideravano Peter e Laura in un piccolo appartamento sotto l'abitazione dei genitori. Ma emerge un dettaglio importante: durante la denuncia della scomparsa, Benno avrebbe riferito di un litigio con Peter il giorno precedente per il cane. Non volevo portarlo fuori, quel cane che la mattina del 5 gennaio porta a passeggiare alle 6 del mattino sulle montagne del Renon. Questa potrebbe essere una conferma che nasconderebbe il movente del terribile delitto. Allora, ringrazio chi l'ha visto, Federica Sciarelli, perché sta conducendo un'inchiesta importante sui fatti di Bolzano. Giuseppe Di Tommaso, vengo da te, perché allora da quello che si sta ricostruendo, il papà sarebbe andato in Germania a riprendere Benno, riportarlo a casa, i genitori pensano, sperano di poterlo in qualche maniera curare, ma non è così, al punto che sarebbero finiti loro proprio vittime dell'ira del figlio. Da te, per tutti i particolari. Importanti indiscrezioni davvero delle ultime ore, Alberto, che raccontano una personalità particolare di Benno, una personalità molto complessa. Benno, ricordiamo, in carcere con l'accusa di duplice omicidio, occultamento di cadavere dei suoi genitori, di Peter e di Laura, quei genitori che hanno fatto di tutto per aiutarlo, per supportare questo figlio che presentava dei problemi. Ricordiamo, i fatti risalgono al 6 luglio, Benno si trova in Germania, una ragazza che stava frequentando ritorna nell'appartamento che condividevano insieme, ha un coltello in mano, lo punta prima su se stesso, si ferisce vicino all'occhio, poi lo punta sulla ragazza. Nel silenzio della notte le urla della donna richiamano i vicini, arriva la polizia tedesca, viene portato al commissariato, prima nega, poi afferma: sì, avevo io in mano quel coltello. Da qui viene condotto in una clinica che cura proprio chi ha dei disturbi mentali. Viene avvisato Peter, che subito corre con la macchina da Bolzano, arriva a Ulm, vede un figlio cambiato, non è quello palestrato che siamo abituati a vedere nelle ultime immagini, settimane, nelle foto, è un figlio diverso, un figlio magro, senza capelli, cambiato. Lo riporta in Italia, deve fare delle cure psicologiche, deve prendere dei psicofarmaci, non lo fa, e da lì iniziano le liti, gli scontri con i genitori, dove? Nell'appartamento dove viveva proprio con Peter e Laura. Allora, Roberta Abruzzone, torno da te, perché stanno emergendo particolari importanti anche sul recente passato di Benno. Quello che è accaduto in Germania, se fosse confermato, sarebbe un indizio importante. Allora ti domando, i genitori hanno fatto di tutto evidentemente per salvare il loro figlio, per poi purtroppo probabilmente finire vittime del loro figlio stesso. È una dinamica che noi capiamo, perché i genitori chiaramente volevano aiutarlo e invece... Guarda Alberto, un sacco di persone che si trovano in una situazione simile evidentemente a quella di Bolzano mi stanno scrivendo proprio perché temono un epilogo della medesima fattispecie, quindi è bene essere molto chiari. Qui chiaramente c'è una problematica di interesse psichiatrico, perché quello che succede in Germania, peraltro in un'epoca anche abbastanza prossima all'evento di cui stiamo parlando, è chiaramente un indicatore
importante da valutare. E io in questo non, certo non voglio sostituirmi ai magistrati, però effettivamente alla luce di quello che sta emergendo, sai bene che io sono sempre molto scettica, prudente, sulla, certo, diciamo, sull'aspetto legato alla perizia psichiatrica, però è chiaro che io qui un approfondimento psichiatrico, francamente, alla luce di questi nuovi accadimenti, ce lo vedrei. Può non avere alcun tipo di peso poi nella, diciamo, nell'esecuzione del suo piano criminale, insomma, di quello che ha poi effettivamente fatto ai genitori in base a quello che la procura sostiene, però è evidente che qui, insomma, il sentore di una problematica di interesse psichiatrico crescente, francamente, io ce la intravedo molto chiaramente. Ecco, insomma. Roberta, ti voglio far vedere cosa ha dichiarato la zia di Benno, la sorella del papà. Allora, lei dice: penso che Benno forse abbia dei problemi psichici. Se fosse stato lui, come sembra, spero che le indagini portino alla verità. Quindi, in qualche maniera, qui c'è già una domanda, il fatto che lui avrebbe dei problemi psichici. Ancora, la sorella di Peter, cioè la zia, dice: ritrovare mio fratello sarebbe molto importante per noi e per le indagini. Non ho mai pensato a un incidente perché Laura e Peter sono molto cauti e tranquilli. Ma certo, ma guarda, la famiglia ha ben chiaro che di incidente non si è trattato, parliamoci chiaro, insomma, i primi, in qualche modo, anche se in maniera, diciamo, indiretta, a puntare il dito su di lui sono stati proprio i familiari, che non mi pare proprio si siano mai in qualche modo portati a sostenere la sua posizione. Però c'è anche un altro parametro importante da considerare, proprio riguardo all'aspetto fisico. Questo è un ragazzo che sicuramente ha un nucleo narcisistico abbastanza importante. Anche questa trasformazione fisica negativa, quindi con un peggioramento anche delle sue condizioni estetiche, mi dice anche di un crollo di natura, cioè mi parla di un crollo di natura psicologica, al punto che lui ha cominciato evidentemente a scivolare in una condizione sempre più, diciamo, di importante disagio. Disagio. Anche questo aspetto non va sottovalutato, perché lui ha avuto anche un'involuzione, proprio un peggioramento, non solo dal punto di vista psichico, ma anche fisico, e questo è un parametro altrettanto importante da considerare. Allora, Roberta, tutto questo mentre però emergono ulteriori dettagli su quello che avrebbe fatto lui nei giorni precedenti, anche successivi alla sparizione dei genitori. Avrebbe frequentato alcune ragazze conosciute su siti di incontri. Guardate. Due donne nella casa di Benno dopo la scomparsa dei genitori, entrambe conosciute su un sito di relazioni personali, entrambe entrate nella vita di Benno, oggi in carcere con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Donne che si erano invaghite di Benno, quel ragazzo attento al proprio aspetto fisico, orgoglioso di avere due relazioni contemporaneamente, perché a Benno sapere di piacere era la vita. La prima, insegnante di 20 anni, si trovava con Benno quando stava per lavare l'auto dove, secondo gli inquirenti, sarebbero stati trasportati i corpi di Peter e Laura, al momento non iscritta nel registro degli indagati. Martina, 40 anni, commessa che abita ad ora. A casa sua Benno trascorre la notte del 4 gennaio, ma non solo, la donna gli lava i vestiti, vestiti che non consegna tempestivamente agli inquirenti quando iniziano le indagini. Sotto il profilo processuale è iscritta con l'accusa di favoreggiamento nel registro degli indagati, ma c'è un particolare importante che non può passare inosservato. Entrambe le donne hanno dormito nell'appartamento di via Castelroncolo dopo la scomparsa di Peter e Laura, un particolare che Martina ha tenuto riservato e confidato ad un amico che l'avrebbe segnalato agli inquirenti. Perché Martina non ha subito raccontato di essere stata nell'appartamento di via Castelroncolo ai pubblici ministeri? Allora, torniamo lì sul fiume Adige, Giuseppe Di Tommaso, perché, come ha anche chiesto la zia, la sorella di Peter, è importante che si ritrovi questo corpo, perché da lì arriveranno nuove risposte alle tante domande che gli inquirenti si pongono. Allora, quando riprenderanno le ricerche? Dovrebbero riprendere sabato, domani arriveranno qui a Bolzano il corpo subacqueo dei carabinieri di Genova, proprio per riprovare, ritentare a scandagliare il fondale dell'Adige. Saranno due gommoni, 10 sub, che partiranno qui dal ponte Adige, dove è stata ritrovata l'unica traccia di sangue appartenente a Peter e gli scarponi, e andranno per 80 chilometri, scenderanno lungo il corso del fiume Adige fino alla diga di Mori.
80 lunghi chilometri, scandagliati centimetro per centimetro, un po' come è successo la scorsa settimana, ricordiamo la maxi operazione che ha visto coinvolti anche i cani molecolari, perché il corpo di Peter, secondo gli inquirenti, può ancora parlare, come il corpo, come ha fatto il corpo di Laura, emersa il 6 febbraio qui nelle acque dell'Adige, dopo che le dighe sono state chiuse. Quindi i corpi possono, nonostante queste settimane che sono passate, trascorse dal 4 gennaio, da quando sono scomparsi, ancora raccontare cos'è successo. Si va componendo dunque il quadro del